a tutti i nostri ascoltatori. Io sono Ines Fortunato ed oggi siamo qui con una nuova puntata del programma Omnibus e tratteremo della rubrica Taranto e poi. Quali sono gli spunti fuoriusciti dalle settimane sociali dei cattolici italiani che quest'anno si sono svolte appunto nel mese di ottobre a Taranto? E abbiamo qui con noi un ospite speciale che ringrazio anticipatamente, che è Antonio Ciccolella, direttore del Consorzio di gestione di Torre Guaceto, che è un'area marina protetta localizzata nei territori di Brindisi Carovigno. Salve Alessandro. Un saluto a lei e ai radioascoltatori. Bene, allora partiamo con le domande. Alessandro, lei è appunto il direttore del Consorzio di gestione di Torre Guaceto, che è stato scelto come una buona pratica presentata alle settimane sociali di Taranto. Ecco, quale percorso ha portato a questa scelta e per lei, per il consorzio in genere, che cosa ha rappresentato? Intanto siamo stati molto onorati di questa scelta che è stata fatta. Io credo che la motivazione è data dal fatto che a Torre Guaceto noi abbiamo sempre messo in primo piano sia la conservazione degli ambienti naturali, perché ovviamente noi siamo lì per quello. Lei ha già detto che siamo un'area marina protetta e una riserva dello Stato. Abbiamo sempre avuto attenzione rispetto all'attività umana. Torre Guaceto è sempre stata, diciamo, popolata, cioè noi abbiamo resti archeologici che risalgono a 3.400 anni prima di Cristo, cioè noi abbiamo un laboratorio archeologico in cui svolgiamo queste attività. E quindi per noi è sempre stato molto importante mettere al centro della nostra attenzione il rapporto tra l'uomo e l'ambiente. Non siamo in un territorio come ci può essere in Canada, negli Stati Uniti, in cui non c'è traccia dell'uomo. Quindi per noi è stato sempre importante questo. Quindi penso che questa sia stata una delle molle che ha fatto scegliere Torre Guaceto come buona pratica di rapporto tra uomo e l'ambiente. Per noi è sempre stato molto importante il rapporto, diciamo, con tutto quello che è il mondo del volontariato, dell'associazionismo e anche il mondo cattolico. Noi abbiamo sempre collaborato con la diocesi di Brindisi, abbiamo uno stretto rapporto perché ovviamente i temi dell'ambiente non sono temi esclusivi del nostro settore, ma sono temi diciamo, che riguardano in generale, diciamo, tutti noi. Sì, è vero, perché solitamente appunto si tende a considerare alcuni temi che sono assolutamente di carattere sociale, si tende quasi ad etichettarli invece come fossero solo di un interesse esclusivo di un determinato gruppo di persone, e così non è. Ed in questo senso, in come Torre Guaceto rappresenta un inno alla natura, quindi oltre ad essere appunto un'area protetta, in che senso, cioè come vengono curate le tre zone, le tre riserve che vi sono appunto all'interno? Allora, noi non siamo una riserva molto grande, la riserva marina sono 2.200 ettari, la riserva terrestre sono 1.100 ettari, quindi in un panorama italiano siamo abbastanza piccoli, ma se ci paragoniamo a un livello europeo o mondiale siamo veramente molto, molto piccoli. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che noi abbiamo applicato delle regole, soprattutto a mare, abbastanza ferree, cioè da noi non si può entrare con mezzi nautici a motore, l'attività di pesca è ridotta una volta alla settimana, quindi abbiamo delle regole che hanno fatto sì che la natura sia, diciamo, la protagonista principale. Chiunque viene a Torre Guaceto ha questa sensazione di naturalità, cioè di ritornare un po' a quello che è un ambiente ideale, no? Cioè senza costruzioni, lontano dai rumori quotidiani. Se io faccio una passeggiata di notte non vedo illuminazione, quindi siamo riusciti, soprattutto con le regole che noi abbiamo inserito, a ripristinare, diciamo, la naturalità. Non solo con quello, ma anche con una serie di interventi,
Cioè, noi l'uomo, dicevamo prima, è sempre intervenuto a Torre Guaceto in senso positivo, ma purtroppo anche in senso negativo, lasciando le sue tracce, cioè strutture in cemento, l'asfalto, piantumando specie, che non sono del nostro territorio. E quindi in questi 20 anni il nostro lavoro è stato quello di, nella parte naturalistica della riserva, eliminare, diciamo, queste tracce negative per riportare il paesaggio a una sua naturalità. Questo è il primo obiettivo. Nel contempo, però, poi abbiamo valorizzato quella che è l'attività dei nostri pescatori e dei nostri agricoltori. Sì, e per quanto riguarda l'area adibita a riserva integrale, io so che qui si svolgono principalmente lavori di ricerca. Ecco, di che tipo? Diciamo, quando noi lavoriamo in un ambiente naturale e quindi svolgiamo delle attività, cioè eliminiamo ad esempio, come ho detto prima, delle piante o introduciamo degli animali, noi dobbiamo sempre capire se quell'intervento che noi abbiamo fatto è un intervento che ha un risultato positivo sull'ambiente. Quindi noi da 20 anni svolgiamo un'attività di monitoraggio sia degli habitat ma anche della flora e della fauna. Ad esempio, noi ogni volta che i nostri pescatori una volta alla settimana vengono in riserva, loro hanno questa pazienza di aspettare che il nostro personale e i ricercatori misurino il pesce per capire appunto se l'attività di pesca sta impattando in maniera negativa, cioè banalmente se su 1 chilometro di rete quanti chili di pesce vengono pescati? Sempre di più, sempre di meno. E così noi lo facciamo su tutto il resto. Le zone A, sia della riserva marina che della riserva terrestre, ovviamente sono quelle aree che noi chiamiamo aree bianco, dove la natura dovrebbe avere la sua massima espressione. Quindi noi studiamo molto bene quelle aree per far sì che anche le altre aree, le aree B, le aree C, sempre di più acquisiscano le caratteristiche delle riserve integrali. È molto interessante questa tutela della fauna ittica e in tutto questo quadro come si coniugano le esperienze di turismo sostenibile a questo punto? Perché so che è un'area che comunque viene costantemente visitata da moltissimi turisti. Ecco, è difficile riuscire a creare un turismo sostenibile? Ma questa è la sfida. Quando siamo arrivati noi nel 2000, praticamente, chi frequentava Torre Guaceto veniva solo per fare il bagno, cioè lo vedeva come un'area dove venire a fare il bagno, stare un'oretta lì e andare via. Le macchine venivano parcheggiate a pochi metri dalla spiaggia, quindi, ed erano centinaia di auto. Noi abbiamo dovuto far capire che per Torre Guaceto non era soltanto un'area dove fare il bagno, ma un'area dove vivere un'esperienza. Quindi, e questo l'abbiamo fatto attraverso tutta una serie di attività, alcune anche banali. Qui noi abbiamo ad esempio interrotto tutte le strade che portano alla costa. Chi vuole venire a Torre Guaceto è costretto a parcheggiare in un'area parcheggio, dove noi abbiamo limitato il numero di macchine, quindi indirettamente abbiamo determinato il numero massimo di persone che possono venire, e abbiamo applicato un ticket, cioè chiunque viene deve pagare il parcheggio. Noi non abbiamo fatto un parcheggio orario, ma un parcheggio giornaliero, quindi chi viene un'ora a Torre Guaceto non trova una convenienza economica, chi viene tutta la giornata invece trova un vantaggio anche economico. Quindi anche con la molla economica noi siamo riusciti a cambiare la popolazione che frequenta la riserva, cioè dal mero turista che veniva soltanto a fare il bagno un'ora e andava via, magari ci lasciava anche il sacchetto dei rifiuti, a persone che vogliono vivere un'esperienza. Infatti oggi moltissime persone noi vediamo che lasciano la macchina nel parcheggio, poi portano con sé maschere e pinne perché sanno che venendo a Torre Guaceto, mettendo la maschera, anche 1 metro d'acqua di profondità vedono tantissimo pesce, cioè esperienze che ormai non si possono fare più in altri contesti italiani. Quindi, oltre a questo, facciamo tutta un'attività di comunicazione
molto forte, anche di marketing territoriale, per spiegare quali sono le bellezze che chi, il turista che viene da noi, può trovare. Abbiamo fatto anche uno studio noi economico di questo impatto, cioè noi abbiamo analizzato quali sono i vantaggi economici diretti e indiretti della riserva. Ebbene, da questo studio, che è durato 2 anni, noi abbiamo dimostrato che per ogni euro che è stato investito dallo Stato a Torre Guaceto ne entrano 12. Di questi 12, molti appartengono al settore turistico. Quindi, quando si dice: ma le aree protette sono dei vincoli, non si può fare niente. Da un lato è vero, ma dall'altro però sono una molla economica e noi lo abbiamo anche dimostrato in maniera oggettiva. E quindi questo è anche completamente importante anche per dare modo a quella economia circolare di cui a Taranto si è tanto discusso, che è proprio forse uno dei cardini di quello che sarà il pianeta che speriamo. E rispetto a questo, lei prima diceva siamo una riserva un po' piccola, però so che fra le ambizioni giuste peraltro di Torre Guaceto c'è anche quella di espandere questo territorio. Informati. Allora, sì, diciamo che il nostro obiettivo è quello di estendere questa buona esperienza in aree più ampie, quindi e abbiamo l'occasione perché in Italia, come in tutta Europa, esiste una rete di aree protette che si chiamano, prima si chiamavano siti di importanza comunitaria, cioè SIC, l'acronimo SIC. Adesso si chiamano zone speciali di conservazione. La zona speciale di conservazione Torre Guaceto, un po' come delle matrioska, è inserita in parte all'interno, in parte all'esterno dell'area marina. Quindi nella parte a mare, questa ZSC, è ampia 7.000 ettari. Quindi la nostra idea qual è? È quella di far sì che l'area marina protetta di Torre Guaceto coincida con questa area europea, con questa ZSC, quindi da 2.000 a 7.000. Ovviamente ci siamo dovuti confrontare con i pescatori che oggi sono all'esterno dell'area marina protetta, domani invece lavoreranno all'interno dell'area protetta. Perché è importante? Perché noi non vogliamo calare dall'alto decisioni, ma le decisioni devono essere costruite insieme alle donne e agli uomini che lavorano in questo territorio. Bene, penso che Torre Guaceto sia uno dei pochi casi in Italia nei quali l'ampliamento della riserva marina inviato al Ministero dell'Ambiente è stato accompagnato da un documento sottoscritto da tutti i pescatori di Ostuni e Fasano, che sono i due comuni che verrebbero poi, diciamo, coinvolti in questo ampliamento, in cui loro si trovano d'accordo a entrare nell'area protetta. Perché lo fanno? Perché vedono che i loro colleghi di Carovigno e Brindisi, che oggi lavorano all'interno della riserva marina, guadagnano anche di più. E quindi, oltre a magari un senso etico che queste persone hanno, però vedono che conviene anche dal punto di vista economico. Bene, noi le auguriamo che questa sfida comunque si possa concretizzare ed anche in tempi brevi, in modo da mettere in moto appunto questa macchina di circolarità che poi, come lei giustamente sottolineava, a prescindere dall'aspetto economico, che pure è importante, soprattutto in tempi come questi, però hanno anche un'etichetta etica. Non da meno. Ecco, rispetto all'ultima domanda che le pongo, come secondo lei cosa potrà realmente cambiare all'indomani di questo appuntamento importante per i cattolici italiani, ma non solo, che sono le settimane sociali di Taranto? Sì, i cattolici, ma come diciamo tutti, noi dobbiamo prendere coscienza che non dobbiamo aspettare gli altri che facciano delle cose per noi. Dobbiamo essere noi i protagonisti, quindi noi nei nostri momenti di aggregazione, qualsiasi momenti questi siano, dobbiamo essere delle persone attive, propositive,
Quindi, ad esempio, noi abbiamo attivato un forum e un albo di tutti le donne e gli uomini di buona volontà che vogliono venire a svolgere attività di volontariato. Quindi dobbiamo prendere in mano la nostra vita, lasciare un po' il computer, il telefonino e vivere di più la nostra realtà, i nostri territori. Perché l'esempio ce l'abbiamo anche noi a Torre Guaceto, anche il singolo poi può incidere sul suo territorio. Quindi ben vengano tutte queste iniziative che mettono sì l'uomo al centro dell'azione, ma lo mettono in quanto protagonista della conservazione e della tutela del nostro ambiente. Con questo bellissimo auspicio che lei ha lanciato, io la saluto, la ringrazio per il tempo che ci ha dedicato e per averci presentato questa realtà, veramente importante e bella del sud, e della Puglia. Quindi grazie. A tutti i grandi ascoltatori che ci hanno seguito. Un saluto a tutti.